amici, buenos dias. Anche oggi piove tantissimo. Se potete dare calma a comprare un ombrello perché ci stanno bagnando anche le mutande. Comunque, adesso siamo all'interno di una delle vie più famose di Bucarest, ma non so perché, sembra Galleria San Federico. Adesso la faccio vedere. Allora, siamo entrati nella chiesa di San Nicola, che non è una chiesa, è una basilica ortodossa russa. Ci sono impalcature da tipo 17 anni e non finiranno mai di esserci. Ovviamente è un appalto italiano. Più che altro abbiamo provato a riprendere all'interno, ma è completamente buio e quindi non lo possiamo provvedere, mi dispiace. Questa è la piazza dell'università. Questo è il teatro. No. Che poi dici tanto a me, ma è sempre in mezzo. Cosa? Questa è una brutta scultura. Questo è il chilometro zero. Allora, tutto questo tour velocissimo sta precedendo la nostra tappa principale. Che sono le terme. Ovviamente con questo freddo non si può dire polare. Cioè, ci abbiamo deciso di ficcarci a mollo a 45 gradi nelle terme di Bucarest, che sono enormi, quindi vi faremo vedere. E sono completamente diverse dalle altre. Alcuni dicono che sono le più belle d'Europa, ma ascolta, vai a Budapest e poi vediamo. Vai a Pesantidie. Amore, ma è freddo! Ci vorrà una mezz'oretta. Buonasera a tutti! Oggi siamo state alle terme e siamo in uno stato un po' comatoso, pietoso, perché io non ho ancora fatto la piega, sono struccata, Luca è lì che sta, dove sta? Lì dietro. Sta modificando le foto, stiamo cazzeggiando per adesso e sono le 10:30, dopo ci prepariamo, usciamo e se non muoriamo prima nel letto. Questo è tutto da vedere. Siamo all'interno del Caro Vere, che è uno dei posti più caratteristici di Bucarest. E niente, se è passato da Bucarest dovete assolutamente riuscire a fare una visita. Allora, Luca deve sempre fare il ciccione di merda e ha preso un dolce da 7 etti a morso. E questo è tipico, tra l'altro, romeno, che si chiama papagena. Come, scusi? Papanasi. Ok. E sono delle ciambelle con crema di formaggio e panna acida e delle mirtilli, more amarene. Molto leggero soprattutto. Cosa c'è qui? Non si sa. Probabilmente c'è anche un resto umano. Ciao Polpi, ciao Gabriel. Pronti via. Aspetta. È ancora viva. Ventelan. No, cos'è? Non si chiama Ventelan, come si chiama? Si chiama Ventelan. Allora, noi siamo arrivati nel nostro lettino. Prima di uscire dal carro cubere, la cameriera era convinta che stessimo uscendo senza pagare. Lui era lì che faceva le sue foto. Certo. E quindi è arrivata da me dicendo, non pagate, non voglio uscire. E io, sì, certo. Quindi ho urlato, Luca! E tipo, lui era lì con... Vabbè. Speriamo che DJ Fargiù non ci tenga svegli tutta la notte. DJ Fargiù è questo qua, insomma, questo qua dietro. E niente, speriamo che sia clemente e ci vediamo domani.